Bene, cominciamo la seconda lezione. E approfitto per rispondere a alcune domande che mi sono arrivate via chat. È obbligatorio fare l'esame scritto? Di nuovo rispondo per maggiore chiarezza. No. Voi avete due possibilità. Ora, so benissimo che la modalità d'esame è sempre la cosa che crea più problemi. Oramai sono molti anni che faccio questo lavoro e è sempre il punto in cui incontro maggiori difficoltà a spiegarvi. Due sono le possibilità a vostra scelta insindacabile, cioè potete fare quello che volete. Voi troverete, ho già pubblicato il calendario degli appelli d'esame, ovviamente non quello di dicembre che a voi non vi riguarda, ma a partire da quello di gennaio in poi potete fare l'esame. Una settimana prima della data d'esame, io caricherò online su eLearning Unisalento, Storia della Filosofia, sul blog Fabio Sulpizio WordPress. Ecco, forse questa è una cosa che non ho detto prima. Il mio blog dovrebbe essere, non me lo ricordo mai, comunque Fabio Sulpizio WordPress. È abbastanza facile fare la ricerca tramite Google. Per maggiore chiarezza, onde evitare omonimie, non è che ce ne siano molti di Fabio Sulpizio, però quando trovate qualcosa che ha a che fare con me, blog, WordPress, la pagina Facebook, Sapere Aude, il profilo Twitter, Caffeina Illuminista, è facilissimo capire se sono io o no. Se c'è un'icona riguardante il caffè, sono io. Se non c'è il caffè, non sono io. Nel caso non abbiate capito, ho una piccola passioncella per il caffè. Quindi, quella è la prima cosa. Allora, Fabio Sulpizio WordPress, c'è l'icona della moca, è facile, quella la trovate e lì trovate. Lì troverete poi, volta per volta, gli aggiornamenti con il link diretto sia ai video, sia agli audio, sia ai learning, alla pagina di Learning Unisalento che riguarda il vostro insegnamento, a cui potrete accedere mediante la vostra mail istituzionale. Quindi, altra cosa che cortesemente vi chiedo, per le comunicazioni eccetera, guardate sempre le mail istituzionali perché in automatico il sistema le manda quelle. Quindi, prima mandate la vostra mail istituzionale e la password che i vostri uffici vi hanno, gli uffici hanno fornito per tutti i vostri servizi, quindi controllo il libretto, piani studi, eccetera, eccetera. La password è sempre quella. Lì appunto caricherò il programma, il calendario di esami, le varie lezioni e lì sarà possibile, sì, una settimana prima della prova orale, svolgere la prova scritta che, lo ripeto di nuovo, consisterà in tre domande a risposta aperta. Avrete 4 ore di tempo. Ah, ecco, una cosa l'ho dimenticato di dire prima, però poi vedete. Ovviamente il voto va da 0 a 30, che qui ci siamo. Però chiariamo una cosa, se voi mi fate, faccio per dire, il voto minimo è 18, ovviamente. Da 0 a 30 il voto, meglio. Il voto minimo è 18. Però se voi rispondete a due domande benissimo, da 10, e a una domanda non mi rispondete nulla, l'esame lo superate. Voglio dire, se rispondete con il voto 6 a 3 domande avete 18, l'esame è superato. Se mi rispondete a 2 domande su 3, 2 volte 10 e 1 0, l'esame comunque non viene superato, perché non si tratta di conoscere benissimo il caso di Victor o il volume di More Salvatore Vega e Lussone anche lo guardate di striscio. Perché questa sarà la struttura delle domande. Riguarderà, come ho detto prima, le varie aree. Quindi una domanda sarà sul volume, sull'illuminismo, una riguarderà Rousseau, una riguarderà il caso Victor, Italia. Ecco, queste sono le cose. Quindi, giusto per una questione di chiarezza e correttezza, il programma va conosciuto tutto. Quali sono i testi del programma? I testi del programma sono essenzialmente questi quattro.
Il volume Illuminismo, storia di un'idea plurale, della Carocci, a cura di Massimo Mori e Salvatore Veca, che ho già cominciato in qualche modo a discutere con voi. Poi, il discorso sull'origine dell'ineguaglianza, o della disuguaglianza, che dir si voglia, di Rousseau, qualsiasi edizione è integrale. Io qui ho portato l'edizione della Feltrinelli, di Giulio Petri, con la traduzione a cura di Giulio Petri, ma sono molte le edizioni in commercio disponibili, vanno bene tutte, purché siano integrali, questo sono dicendo molto affezionato, tutto lì. Poi, questo l'ho fatto per intero, il primo libro, solo il primo libro, dell'Emilio di Rousseau, altra opera su cui abbiamo modo di soffermarci, l'Emilio è composto da 5 libri, voi dovete fare solo il primo libro. Io qui vi mostro l'edizione della Mondadori, che è qui un classico, oppure di Paolo Massimi, ma insomma anche in questo caso va bene qualsiasi edizione, purché sia integrale. Il primo libro in questa edizione copre fino a pagina 67, note comprese. E poi il testo di Jean Itard, Il ragazzo selvaggio. Anche in questo abbiamo più edizioni. Io vi mostro questo dalla SE, nel caso qualcuno sia interessato, ma insomma, purché di nuovo integrale, io lo vedo in qualsiasi edizione, non siete vincolati. Questi testi sono anche in biblioteca, almeno non è preso in biblioteca, l'idea che fossero presenti. Una cosa per chi viene decidendo di andare all'esame in presenza: quando venite, non venite con le fotocopie, non potete presentarvi l'esame con le fotocopie. Quindi, se il libro, se studiate in biblioteca, eccetera, gli appunti vi va bene, con i libri della biblioteca va bene, passate i libri fuori dalla porta. Va bene, non potete entrare e dare l'esame con le fotocopie. Questo è un primo elemento. Tornando alla questione del libro, invece, per chi volesse fare l'esame scritto, una settimana prima è possibile fare questo esame, vi era comunicato l'esito nei giorni precedenti all'esame orale. Se accettate il voto, vi presentate l'esame orale e il voto verrà verbalizzato. Nel caso in cui il voto non vi stia bene, o l'esame è andato male, potete l'appello successivo ripresentarvi e rifare indifferentemente o la prova scritta o la prova orale. Quindi, per chiarire, voi provate la prima volta l'esame scritto, qualcosa non va, il voto non vi soddisfa, mi comunicate che il voto non vi soddisfa, quindi non viene verbalizzato niente, l'appello successivo decidete di venire a fare l'esame orale. Quella mattina, nel mezzo dell'esame, vi ricordate che avete dimenticato qualcosa assolutamente fondamentale da fare da un'altra parte, quindi vi alzate e ve ne andate e l'esame non lo concludete. La volta successiva potete rifare l'esame scritto, cioè a me non importa, non è un problema la modalità che scegliete. Avete tutto il tempo e la libertà di scelta possibile. Perché? Perché sono illuminista. Torniamo al discorso del trattarci da pari a pari. A me non interessa, in un percorso di ricerca che è anche un percorso formativo, tra virgolette, imporvi qualcosa con la minaccia: se non fate così vi prendete un brutto voto. Non è questo il punto. Scusate. Una cosa tra pari, anzitutto un rapporto di chiarezza e limiti del possibile, perché poi magari sono confuso nell'esposizione, ma non è una confusione di chi cerca di ingannarvi, è una confusione del fatto che mi intreccio e vabbè, questo è un altro paio di maniche. Ma voi siete, in quanto esseri razionali, miei pari, e il rapporto fra pari. Io vi dico quali sono le condizioni. Voi scegliete quello che volete e non mi dovete motivare un bel niente. Non è che non mi interessa.
Voi potete scegliere la modalità che preferite, la tempistica che preferite, senza dover giustificare nulla. A me interessa che al termine di questo percorso, che faremo insieme, il risultato sia, da parte vostra, l'aver acquisito, uso una parola che detesto adesso, perdonatemi, le competenze, una parola che odio veramente, ci sono alcune parole che odio ferocemente, ne dirò anche altre. Ma competenze che significa? Significa essenzialmente la capacità di comprendere ciò di cui sta parlando, di utilizzare le parole con quel rigore, non di definizione a storico come ho detto prima, ma con la consapevolezza della univocità dei significati e del tentativo di comprendersi vicendevolmente e di aver dimostrato a voi stessi e a me che in quel momento esercitò una funzione, che sarà quella dell'esaminatore, di aver studiato. Ma aver studiato non perché altrimenti, non so, fate voi, altrimenti metteteci quello che volete voi. Ma deve studiare perché per questo che vi siete iscritti, altrimenti perché fate l'università. Non si accetta una risposta tipo il pezzo di carta, non esiste il pezzo di carta, il pezzo di carta è qualcosa che non significa per niente. Non ho mai creduto che ci si iscriva all'università solo per il pezzo di carta. Ci si iscrive all'università perché si vuole fare un percorso di studi. Dopodiché, come si voglia studiare, è questione che riguarda voi. Perché in quanto individui autonomi e dotati tutti noi di ragione, io i miei motivi per studiare non devo giustificare né al docente né a chiunque altro, soprattutto al docente. Questo è il discorso riguardante le modalità di esame. Il testo di Jean Itard, a cui ho più volte fatto riferimento, che è una relazione, spiegherò meglio nelle prossime lezioni, poi insomma, il significato complesso, guardate, è un testo molto semplice, nel senso che a lei è davvero una storia. È la storia di come Itard si sia relazionato con questo bambino ritrovato in un primo momento nel 1790. Poi definitivamente, perché nel 1798 era stato ritrovato, era fuggito, e poi nel 1800, nei boschi dell'Aveyron, che è un dipartimento del sud della Francia. Bambino che si ritiene sia stato allevato dai lupi, o comunque insomma, che qui ora forse è stato anche allevato dai lupi, ma non è questo il punto, era un bambino selvaggio. Primo approccio immediato, un caso di un bambino selvaggio, ovvero pura natura, e che quindi non ha alcuna, come posso dire, sovrastruttura culturale, come si integra, come si relaziona in una società umana come quella umana, che è così stratificata culturalmente. Il film di Truffaut, farò spesso riferimento a quel film, ma semplicemente a titolo esemplificativo, per esempio, faceva intuire questa complessità con una scena molto bella, anzi con due scene molto belle. Quando il bambino Victor giunge a casa di Tar e quella che possiamo chiamare la governante, contrariamente a tutti gli altri, a tutti gli altri adulti, comincia a relazionarsi con Victor parlandogli. Perché parlare con qualcuno che non capisce il vostro linguaggio? Non semplicemente la vostra lingua, il vostro linguaggio. Che senso ha parlare con qualcuno che non è capace di distinguere, potremmo dire, un suono inarticolato dalle parole? Immagino che chi di voi ha degli animali qualche volta parli con loro.
Io con i miei gatti discuto abbondantemente. Sono anche convinto che capiscano e facciano finta di nulla, ma questo è un altro discorso. Ma per quale motivo noi parliamo con gli animali? Perché loro capiscono le parole o perché comunque è una maniera per essere una relazione? Ecco, relazionarsi con Vittorio, come in quella scena del film, parlandogli, al di là del fatto che lui capisse o meno quello che veniva detto, era una maniera per stabilire una relazione. E stabilire una relazione è qualcosa che prescinde dalla presunta integrità psicofisica della persona. Si può sempre, il non detto di quella scena, il non detto dell'opera di Tara, ma poi vedremo che scrive precisamente questo non detto, il presupposto tacito, potremmo dire, è che non esiste essere umano, per quanto apparentemente incapace di interagire, di testa di relazione, che non sia in qualche modo raggiungibile per via di relazione e per via di ragione. Quindi, perché parlare col bambino? Perché è una maniera per stabilire un rapporto e quindi cominciare a inserirlo all'interno di un contesto culturale. Potremmo dire, questo non è una cosa che dicevo ovviamente i tardi, perché allora non si credeva questo. Noi oggi potremmo dire, un po' per amor di paradosso, che Vittorio deve passare da una cultura dei lupi, ammesso che sia stato allevato dai lupi, come si diceva, a una cultura degli uomini. Perché noi sappiamo che anche gli animali hanno un qualcosa che possiamo chiamare cultura. Forse non hanno delle storie. Chissà, forse Montaigne, grande Michel de Montaigne, filosofo, scrittore, saggista, uno degli uomini più intelligenti di tutti i tempi, se non il più intelligente, secondo me, a un certo punto, in uno dei suoi saggi, l'Apologia di Montaigne, non ho mai capito fino a che punto scherzando e fino a che punto dicendo sul serio, ma secondo me, scherzando e dicendo sul serio allo stesso tempo, ipotizzava che gli elefanti avessero una che in genere gli animali avessero i loro dei, che era una maniera per dire che anche gli animali hanno una ragione, perché soltanto gli esseri di ragione hanno una religione. Ora, forse gli animali non hanno una religione, forse gli animali non raccontano storie, però per esempio gli studi più recenti, anche in ambito scientifico, mostrano come gli animali abbiano perfetta consapevolezza. Voi sapete che una delle cose che si continua a dire, è stato spesso ripetuto, la differenza tra gli uomini e gli animali, che gli animali non hanno il senso del tempo e non hanno il senso della morte. No, no, ce l'hanno. Ce l'hanno e come? Il fatto che noi non si comprenda come loro possano averlo, o meglio, come l'abbiano in maniera sicuramente diversa, non significa che. Ma perché veniva detto una cosa del genere prima? È molto facile, perché prima si riteneva che il senso della morte appartenesse soltanto a chi possedeva un'anima immortale, gli animali non hanno un'anima, naturalmente, non soltanto Cartesio diceva questo, e solo gli uomini posseggono un'anima, e quindi solo gli uomini sono consapevoli della morte. No, anche gli animali sono consapevoli della morte. Questo per dire come il concetto stesso di cultura sia qualcosa di molto più complesso, molto più stratificato oggi rispetto ai tempi di età. Non esiste una frattura netta fra natura e cultura, è qualcosa che si intreccia in vario modo. Dicevo, nel caso di Vittorio, da una parte si stabilisce una relazione confidando sul fatto che comunque c'è
come diceva un contemporaneo di Hidalgo, con cui avremo parecchio a che fare, perché sarà nella storia di Victor uno dei cattivi, il medico e psichiatra Filippo Pinelli, colui che in un certo senso ha inventato il manicomio. È il medico che viene considerato in qualche modo, se non il padre della psichiatria, uno dei padri della psichiatria, e che impegnò molti, quasi tutti gli anni maturi della sua ricerca nello studio della malattia mentale, delle varie forme della malattia mentale, bene, Pinelli era convinto che non esistesse folle così sregolato a cui non fosse possibile fare appello giungendo a quel nocciolo duro di razionalità presente in tutti gli uomini, anche i più folli. E per nocciolo duro di razionalità non intendeva semplicemente la capacità di far di conto o di ragionare, intendeva contemporaneamente la capacità di pensare e di essere moralmente attivi. E con moralmente attivi significa consapevole dei propri doveri nei confronti di chi ci è caro, di chi ci è vicino, delle nostre funzioni in società. Morale, in questi anni in Francia, non ha a che fare semplicemente con la morale, con le nozioni di buono e cattivo, di giusto e ingiusto, o di giusto e sbagliato, che sono due cose diverse, ma ha a che fare con la sfera del mentale e dell'emotivo e con il senso precipuo della giustizia. Non è, chiariamo, ancora l'empatia, per quanto la riflessione sulla solidarietà, sulla simpatia, sul sentire ciò che gli altri sentono nel Settecento dia risultati di notevolissimo valore. Quindi, stabilire un rapporto con Victor mediante il dialogo è il primo elemento. Seconda scena, molto bella di quel film, a Victor viene fatto il bagno. Acqua calda. Vittorio è allegro, gli piace e Itard dice: benissimo, questo serve a ammorbidirne la pelle per permettergli di avere una sensibilità migliore. Il concetto di sensibilità è uno dei concetti chiave del Settecento francese. Non è soltanto la sensibilità nel senso delle sensazioni, è anche quello, attenzione, eh? È anche quello. Il corpo, la riflessione sul corpo, sulla corporeità è centrale nel Settecento. Ha un ruolo fondamentale. I diritti dell'uomo sono anzitutto diritti del corpo. Sono anzitutto diritti che all'uomo, inteso come essere umano, quindi l'uomo. Allora, intesa come essere umano, per l'uomo e la donna, in realtà anche qui il discorso è abbastanza complesso perché, come ho detto, il linguismo è qualcosa di plurale. Anche all'interno di moltissimi autori illuministi c'è una sorta di retroterra misogino, diciamo, ancora presente. Vi dico il nome più grande di tutti, Rousseau. Quando voi leggerete Rousseau, noterete facilmente cose tremende scritte da Rousseau sulle donne. La donna lei fondamentalmente dovrebbe stare a casa, fare la madre dei bambini, basta, la buona madre, buona moglie. Peggio di una donna che legge romanzi, c'è soltanto una donna che scrive romanzi. Faccio notare come questo l'ha detto l'autore di uno dei romanzi di maggior successo del Settecento, un nuovo Eloisa, che fu un libro di straordinaria, oltre che di straordinaria bellezza letteraria, oltre che valenza filosofica, di straordinario successo fra le lettrici.
Rousseau detestava il fatto che le donne leggessero il suo libro, almeno così diceva, parlava. È un altro discorso. Perché? Perché nella pretesa da parte della donna di assumere ruoli, potremmo dire, differenti nell'ambito della società, vedeva un pericolo alla sua idea di continuità e società. Vedeva una potenza dissolvitrice. Qual è il punto? Non è che prima le donne non avessero un ruolo centrale così via, sì, ma le donne ricche, le donne nobili, personaggi eccezionali, non alla donna in quanto, tra virgolette, semplice espressione al senso femminile. Bene, nel Settecento comincia forse a questo problema. Durante la Rivoluzione francese, faccio esempio di tre nomi straordinari, diversi l'uno dall'altro. Una, Olympe de Gouges, autrice teatrale, scrittrice, giornalista, che ahimè ha avuto, insomma, si è messa a ritirare con Robespierre e la cosa non è andata a buon fine, è stata ghigliottinata. Era anche lei, era una scrittrice della rivoluzione, ma era monarchica. Diciamo, avrebbe preferito una monarchia costituzionale, ora semplifica un po', il discorso è molto complesso. E di lei si riportano sempre alcune famose parole: se una donna ha il diritto di salire sulla ghigliottina, sul patibolo, ha anche il diritto di partecipare alla vita politica. Perché nella prospettiva giacobina di Robespierre, come aveva detto Rousseau, le donne in politica non devono entrare. Secondo nome contemporaneo, questiamo. Mary Wollstonecraft, straordinaria scrittrice, pensatrice, saggista, anche lei in Francia durante la Rivoluzione francese, anche lei con la pessima idea di litigare con Robespierre, lei è andata meglio, nel senso che non è finita sulla ghigliottina, ahimè è morta qualche anno dopo di parto, dando alla luce la sua prima e unica figlia, Mary Godwin, che immagino tutti quanti voi conosciate come Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, figlia di una tanta madre, scrittrice formidabile. La sua rivendicazione sui diritti delle donne è un testo fondamentale nel tardo Settecento. Terzo nome, Sophie de Condorcet, moglie dell'ultimo filosofo, forse, scrittrice, traduttrice di Adam Smith, anche lei durante la rivoluzione ha avuto parecchi problemi, ha rischiato anche di finire sulla ghigliottina. Il marito, Nicolas de Condorcet, uno dei maggiori filosofi della fine del Settecento, nonché padre fondatore della statistica, tra le altre cose, venne condannato a morte in contumacia, venne catturato e lui si uccise prima di finire sul patibolo. La storia della rivoluzione è una storia terrificante, tragica e avremo modo più volte di accennarvi perché Itard, Pinel e così via sono tutti quanti protagonisti della rivoluzione francese. E l'illuminismo e la rivoluzione non sono in contrapposizione come a volte si fa credere. A proposito di interpretazione dell'illuminismo, ogni tanto torno fuori questa interpretazione per cui la rivoluzione sarebbe il tradimento dell'illuminismo, cioè l'illuminismo buono e la rivoluzione cattiva. Oppure, se volete, dall'altra parte, l'illuminismo cattivo e la rivoluzione buona. No, non funziona così. La rivoluzione ha, nei confronti del periodo precedente chiamato illuminismo, un rapporto essenziale, perché è non soltanto degli ideali, ma è dalle elaborazioni dell'illuminismo che trae forza. Il suffragio universale, i tentativi sono stati fatti, le costituzioni, il riconoscimento dei diritti del cittadino, ad esempio, e anche dopo, quando Napoleone si è messo di impegno a smontare una serie di conquiste dell'illuminismo e della rivoluzione, questa idea di unitarietà era sempre presente.
Ovviamente qual è il punto? Semplicemente che tutti i maggiori pensatori francesi di comunismo erano portati a fare funzione. Voltaire, Rousseau, Diderot, Lambert, eccetera, eccetera, erano tutti morti. Coloro che c'erano, erano pensatori di notevolissimo valore, gli ho parlato con Fatti con Torsè tra gli altri, ma non nel valore, non della valenza, non della fama, non dell'importanza di un Rousseau o di un Voltaire, per dirne adesso i due maggiori. Il concetto di sensibilità, quindi, a cui fa riferimento Itale, è un concetto che affonda le sue radici nella riflessione sulla corporeità, che nell'illuminismo francese, ma non solo, aveva un fulcro essenziale. Perché è così importante la riflessione sul corpo e sulla corporeità? Perché per questi autori il problema essenziale è quello di riconoscere uno statuto autonomo al corpo. Non è più questione, e non è solo questione, se il corpo sia qualcosa che, come posso dire, abbia valore soltanto nella misura in cui è abitato da uno spirito immortale, e quindi essenzialmente se il corpo platonicamente potremmo dire una sorta di prigione dell'anima, o se invece l'anima non esiste e noi siamo soltanto corpo. Non è solo questo, c'è anche questo dietro indiscutibilmente. Una riflessione sulla religione, una riflessione sulla fede, sui confini del pensiero e delle politiche religiose, ma ha anche una valenza essenziale riguardante la definizione dell'idea di soggetto. Anche qui cominciamo col porre alcuni elementi di riflessione. Perché il corpo è così importante? Perché noi siamo anche il nostro corpo. E quindi qualsiasi affermazione di autonomia, di libertà che noi facciamo, non può investire solo il nostro pensiero, ma anche la nostra capacità e possibilità fisica di muoverci. Una libertà che mi lasci libertà di pensiero, ma che non mi permetta poi di manifestarla concretamente, permettendomi di andare a cinema, o di fare sport, non è libertà. Che libertà è quella che dice, ma tutti gli esseri umani più alti di 1,75 m possono pensare di diventare anche più veloci di Usain Bolt, però viene a loro proibito di fare sport. Perché? Perché, non lo so, perché per la sicurezza morale nella nostra società, gli esseri umani alti più di 1,75 m è meglio se stanno chiusi in casa, altrimenti quelli più bassi si vergognano. Mi sembra una cosa abbastanza insensata questa, oggettivamente. Ma perché è più sensato il fatto che metà del genere umano venga in alcuni contesti rinchiusa in casa perché soltanto perché nasce di un sesso, tra virgolette, definito inferiore? Che dare? Qual è la differenza? O mi sembra più sensato che si sia ridotti a ragionare in termini binari, come se ci fossero soltanto due punti e non fasi intermedie, escludendo di fatto una fetta importante degli esseri umani perché non si riconosce in questa binarietà? Il movimento LGBT, ad esempio, cerca di andare oltre questa logica binaria. E perché? Quando ho sentito una cosa tipo che si è, fra virgolette, genitori per natura, è una sciocchezza. Non esistono i genitori per natura. Non esiste una famiglia naturale. Nel Settecento queste cose verranno abbondantemente studiate e mostrate. Cos'è una famiglia naturale? Composta da chi? Madre, padre e figli?
Già i nostri nonni avrebbero avuto un'idea di famiglia molto diversa. Per esempio, nell'antica Grecia gli zii avevano un ruolo molto più rilevante e importante rispetto a quello che abbiamo oggi. E così via, non sto neanche a aprire la questione. Con questo cosa voglio dire? Che la riflessione sul corpo e la corporeità sviluppata dalla teoria femminista era un protocollo, un fondamento essenziale a una riflessione sui diritti individuali e soggettivi. Per cui essenzialmente, indipendentemente da noi oggi diremo razza, specie, sesso, ci sono alcuni diritti che non possono essere toccati. Di qui, per esempio, nel caso di Tar, il grande impegno a riconoscere i diritti e quindi a rendere parte integrante della società, gli audioresi, coloro i quali non possono partecipare a tutti gli effetti alla vita sociale. Significa avere un'idea di una visione della società e significa non avere, in alcun modo, in alcuna forma, alcuna visione paternalistica della differenza. Ecco perché prima ho insistito così tanto sul rapporto fra pari. Non si tratta di dire, tra virgolette, poverini, no, niente poverini. Sono soggetti a tutti gli effetti, con gli stessi diritti e doveri, diritti e doveri, che possono partecipare alla vita associata come tutti gli altri. Ovviamente non tutti siamo tutti uguali contemporaneamente, non tutti siamo uguali perché, scusate, se mi mettete a guidare una Formula 1 non faccio neanche 20 metri e finisco contro un muretto, ma penso che quasi tutti noi capiti una cosa del genere. E non soltanto perché non ho imparato, ma perché alcuni di noi sono più bravi a fare alcune cose, altri sono più bravi a farne altre. Ma questo non deve toccare in alcun modo il nostro essere parte essenziale del mondo sociale e del mondo culturale. Quindi il caso di Victor era un caso straordinario che venne proprio affrontato come tema centrale per più motivi, tra cui il tentativo di vedere, di rispondere a questa domanda. Nel momento in cui abbiamo a che fare con un qualcuno che non riesce a interagire con noi secondo le modalità classiche, come facciamo a costruire un percorso, una strada, una via che ci permetta di costruire insieme un universo di significati? Come è possibile? Se io debbo relazionarmi con qualcuno, in caso di età, che non sente, nato sordo, e che quindi non impara neanche mai a parlare, perché non sentendo la voce, non sentendo le parole, non impara a parlare. Com'è possibile, tra virgolette, formarlo, educarlo? Com'è possibile renderlo pienamente parte di noi? Una grande, straordinaria, non semplicemente grande, storica della medicina, della filosofia, della psichiatria, Gladys Sussuel, parlò di strategie di aggiramento. Quali sono le strategie di aggiramento? E vedremo come Itar diventerà presente consapevolmente in atto, ma ancora alcune le ha inventate lui. Quali sono le strategie di aggiramento? Sono quelle strategie che, lungi da permettermi semplicemente di forzare un blocco, perché questo blocco non è superabile,
mi costringe a fare, a pensare in maniera diversa e a rendere quel blocco ininfluente. Parlando di strategie di aggiornamento, la sua fa riferimento a un concetto chiave che noi troviamo non solo e che era stato tematizzato tra gli altri da, anche qui, uno scrittore meraviglioso, Jean Sarnowitzky, che è quello di supplemento. Cos'è il supplemento? Perché non è un concetto facile da definire, torniamo al problema della definizione di qui sopra. Il supplemento è l'individuazione di un punto di difficoltà, di un punto di crisi e la trasformazione di quel punto di difficoltà, punto di crisi, in un punto di forza. Come? Non semplicemente intervenendo e eliminando la difficoltà, non facendo tornare a sentire un sordo, più grande. Già oggi è difficile, immaginate quella trilogia del 700, era praticamente impossibile. Ma costruendo, di qui davvero, la grande lezione di Rousseau, una grandiosa lezione di Rousseau, non agendo sull'individuo, ma agendo sul contesto, modificando, perché non è l'individuo che si esclude perché è, fra virgolette, difettoso. È il contesto che non è adeguatamente compresso e tale da permettere a quell'individuo comunque di partecipare. Agire sul contesto significa, per esempio, negli anni in cui si cominciava, durante la Rivoluzione francese, quando abbiamo messo a frutto l'insegnamento dell'illuminismo, Condorcet e così via, si cominciava a riflettere su una scuola laica pubblica per tutti, tutte e tre le parole però sono importanti, eh? Per tutti, significa che qualsiasi bambino, indipendentemente dalla classe sociale, doveva andare a scuola e aveva il diritto di andare a scuola. Ebbene, in questo contesto si comincia a porre il problema di integrare anche quelle persone che non possono imparare perché, per esempio, non sono sorde, non possono imparare perché hanno quelli che noi oggi chiamiamo deficit, disabilità, diversabilità, inabilità. Fate attenzione, scusate, al lessico. Non è questione semplicemente di pudore. La complessificazione del lessico, per cui, per esempio, grazie al cielo non si parla più di handicap, ma si usano altri termini, è perché si è semplicemente giù. Si è diventati più consapevoli del fatto che, ma ho capito, il termine era molto banale, ma se ci dà una dica magari, perché handicap? Questa mitologia della vita in società come di una lotta, per cui soltanto io, non so neanche chi, più bravi, più intelligenti, più furbi, più forti, riescono gli altri, ma questa è semplicemente una sciocchezza funzionale a alcune istanze politiche, ma che non ha alcun valore scientifico serio e neanche pedagogico. Allora, integrare all'interno di un contesto che si automodifica, ma si automodifica perché riflettendo sulle proprie capacità decide che vuole lavorare per far sì che ci siano possibilità nuove, i victor, si deve operare nell'ambito del supplemento. E come? Andando, azzerando tutto ciò che esiste, tornando allo stato di natura? Dicendo no, la scuola così non funziona, aboliamo la scuola? No. Lo stesso Rousseau dice a un certo punto che il rimedio
cosa, al male della società, all'ingiustizia, alla sofferenza, all'infelicità e così via, il rimedio al male va trovato nel male, che era una metafora medica, e su questo ci premiamo, di straordinaria importanza. Perché se ci pensate, molto banalmente, i farmaci sono dei veleni. Cos'è che rende un farmaco tale e non lo rende veleno? Non so che ne facciamo, molto banalmente, prendete, guardate, non so se voi guardate i bugiardini, io non lo faccio mai perché me ne dimentico, ma sono altri che li imparano a memoria, voi trovate tutta una serie di controindicazioni. Perché? Perché la medicina è pericolosa? No, assolutamente no, ovviamente. Non diciamo sciocchezze. Ma perché come tutto ciò che riguarda l'esistente può avere effetti collaterali, può avere controindicazioni. Il rimedio va cercato nel male, non contro il male. E quindi il rimedio all'esclusione, per esempio, di Victor, all'esclusione dei fondi, all'esclusione dei malati, all'esclusione dei criminali, perché guardate, riguarda tutto lo stesso universo concettuale, universo mentale. È un principio che tende a superare la dicotomia noi loro, noi buoni, noi sani, noi onesti, noi corretti, e loro che sono lo scarto. Ecco, si tratta di superare questa dicotomia. Non, una società che è costruita sul principio di contrapposizione, amico-nemico, noi-loro, è una società malata. E come si cura questa società? Non azzerando, è impossibile, è vivo, non si può tornare allo stato di natura. Approfondendone le costruzioni, smontandone i pregiudizi, analizzandone le radici e rendendola più complessa. E quindi le grandi battaglie del leonismo, potremmo dire per esempio che cosa riguardavano. Guardate, fra i tanti, alcuni ambiti essenziali. Gli ospedali, la scuola, le prigioni. Sono tre aree centrali in cui un ruolo fondamentale veniva dato alla figura dell'educatore. Attenzione, non dell'educatore semplicemente come il maestro, ma educatore come colui che insieme ai propri concittadini costruisce realtà culturali più complesse e capaci di riorganizzarsi per affrontare la novità, per affrontare ciò che non è immediatamente normale, ciò che non viene percepito come normale. Va bene, per oggi terminiamo così e, come ho avuto modo di dire, mercoledì la lezione sarà e soltanto online perché Laura Magna sarà impegnata per un'iniziativa sull'Erasmus. Grazie e buon pomeriggio.